Saltiamolo, come si fa a saltare? Ok? Sì, vedo te. Continua. Bene, pensiamo a far funzionare quel modulo. Ti muovi? Non posso... Non lo so, non so se vuoi saltarlo. Io sì, volevo saltarlo. Che cosa? Aspetta che entro da te. Ciao ragazzi, benvenuti. Allora, da qui non vedo... Allora, Gears 1. Sì, è partito da zero. Strano perché io l'avevo già fatto. Sì, mi è partito da recluta a zero. Come si fa a invitare? Come si fa? Ok, tieni premuto per aprire. Ok. Elaborazione invito. Bella ragazzi, come state amici miei? Siamo in mega live su Twitch. Metti facile della... Dov'è che? Allora, sono io, eh. Dici piano. Vai, ci sono. Non per niente, raga, ma... Adesso vado a controllare se si vede bene. In Gears 4. No. Ok, vi facciamo sentire i filmati, ragazzi, eh. Ah, comunque c'è il grandissimo mister con me oggi. Ciao mister mitico. Tipo un film, non me lo ricordavo così. Cosa sei? Ha mutato il DNA? Questa è la storia. Qui è la storia. Ok. Kate non è affatto pronta. Non riesce nemmeno a tenere gli occhi aperti. Non preoccuparti. Ce la farà. Ok. Siamo quasi alle coordinate di Bay. Benvenuti ad Azura. Quando è stata l'ultima volta che hai dormito? Ieri notte. Circa 7-8 minuti, già. Incubi. Miglioreranno? Bella raga. Riuscirai a sopportarli. Va bene, vediamo che ci attende.
Forza, agganciamoci per la discesa. Allora chi va per primo? Beh, di certo non tu. Del, sto bene, ok? Sì, come no. Oh, merda. Grazie, Del. Sam, noi ci siamo. Roger, noi vi aspettiamo qui. A tra poco. Ehi, Dave, vieni. Bene, controllo, noi entriamo. Controllo? Sul serio? Guarda che io un nome ce l'ho. Qua. Le regole sono regole, Baird. Controllo. E già ne infrangiamo parecchie. Quel che Jean non sa, non le nuoce. Allora, è una mia decisione, ok? Se il primo ministro non è d'accordo, puoi gridarmi. Ma è una cosa, circuito a parte e costa. Dici dove andare, controllo. Farò del mio meglio, ma non funziona, cioè hai fatto 100.000 gare? Prova tempo dove? Sai spiegarmelo un po' meglio? Sì, forse c'è un video? Basta giochi, dovete lanciare un vecchio prototipo del martello dell'alba. Lo sai? E le tue informazioni dicono che uno dei silo è intatto. Sì, per quanto ne sanno. Ma sei qui com'è? Una sala controllo funzionante. Ci penso quello che ho fatto. Ah, appena l'ho detto si è rotolato. Non corre. Minchia, ogni volta ognuno c'ha. Non ancora. X hai detto? E A. Ah. Ok. Ehi, luce. Grazie per la. E qui ero rimasto fermo nelle locuste su quest'isola. Se dovesse schiudersi, saremmo nello sciame fino a. Questo è proprio un bel modo di tornare a te. Ehi, indietro! Merda! Ma che diavolo! Te l'ha tradito con un. Con un robottino. Come si acquisisce un posto che sta cadendo pezzi? Lo scopriremo. Il piano di Baird di lanciare un satellite da qui sembra un po' raffazzonato. Beh, i piani raffazzonati sono la specialità di Baird. Come ha scoperto che c'era un satellite del martello? Mio padre. Prima di morire ha spifferato a Baird vari segreti COG e quest'isola ne è piena. Ehi, laggiù, potrebbe esserci utile. Bello raga! Un secondo che volevo vedere. MTG, dove dobbiamo andare? Qua? Non pensavo di trovare ancora cadaveri. Solo un pugno di noi. Siamo usciti vivi da lassù. Perfetto. Live funzionante. Azzurra, collezionabile trovato, bravo. Bene, andiamo. Dove vai? Qua? Indietro, ne viene giù ancora. Manda un impulso e vediamo con chi abbiamo a che fare. Ipsilon. Ah, eccoli lì. Come ci muoviamo? Ci penso. Facciamoli fuori! Sono andato troppo avanti, scusa. Perché? Cosa è successo? No, niente. Sono andato avanti e ho caricato il checkpoint dopo. Non è così. Dietro, ne viene giù ancora! Ciao ragazzi, benvenuti! PC Gears 5 raga, capolavoro! Dave,
Manda un impulso e vediamo con chi abbiamo a che fare. Ah, eccoli lì. Ok, abbattiamoli! Al riparo! Ne vuole un po' di... Verde colmato, eh? Il sito del cimitero di Asura è attivo. Merda. Ok, Condor è in volo. Fatemi sapere se vi servono tanto così. Per ora siamo a posto, Delta chiude. Dobbiamo trovare uno di quei silo. Forse lo sciame non li ha distrutti. Questo è un gapo? E non apre? Cosa? Cazzo, scusa. Sì, Kate, questi mal di testa sono... Sto bene, ok? Troviamo quel silo. Ciao ragazzi, benvenuti in... Per la cronaca, non sembra che tu... Facciamo un po' di Gear 5 con l'amico Mister e la mitica Series X, raga. Troppi alveari, ovunque andiamo si attiva un nuovo cimitero. Ho ricominciato da capo, ecco, così ve lo porto tutto sul canale. Speriamo che Gina la pensi così. Andare, via! Impulso! Ah, gli abbiamo sparato nel culetto. Escono da quel nido! Curano loro? No, ho finito le armi, come fai? Fate conto. Difficile. Prendo io. Bene, li abbiamo presi. Un secondo. Infatti mi sembrava che nella mia partita ragazzi, non era ragazzi, siamo così. In un silo. Beh, abbiamo trovato uno dei silo, ma è distrutto. Beh, ce ne sono altre due. Una è ancora operativa. Spero sia così. Un tempo abbiamo messo fine alla guerra su questo. Lanciando questo satellite del martello, potremo farlo di nuovo. L'idea è quella, amico mio. Controllo chiude. Quindi andare dritto non si può. Che spettacolo, amici miei. Scopriamo. Amici di Twitch. Voi andate a destra, io e Marcus andiamo a sinistra. Troveremo questo. Va bene, ma restiamo in contatto. Sicuro? Due silo, due direzioni. Hai un'idea migliore? Del, la botola, salta giù. Perché la tua arma l'ha presa tutta? Sembra una specie di tunnel. Ma viene da un silo. Sai come scoprirlo? Non va a fare tutta tutta. La luce? Ma non ho munizioni. Non tira i pugni? Ok, sono finiti. Adesso capiamo come uscire di qua. Questo scarico è la nostra via d'uscita. Ehi, lo apri?
Sai cosa? Se vogliono trasformare questo posto in un alveare, che lo faccio? È un'isola sperduta, oh, centinaia di miglia dalla costa. Facciamo in modo che succeda dopo che ce ne siamo andati. Si scende! Accidenti al silo. Qui sotto. Abbiamo compagnia. Questo l'avevo fatto. James, siamo sopra di te. Ti vedo. Possiamo fornire, ma possiamo allertarti subito. Bene, basta che tu ci dica chi sparare. Ma cazzo, dovevi aspettare. In corso! Perché non lo aspetto mai? C'è un nido! Una granata, chiudilo! Prendo io. Che non fa. Parola, ti curano, eh? Grazie. Cazzo è quello là gigante. Il Condor è quasi arrivato, Dave. Ok, bello. Rinforzi in arrivo. Ho guardiani e DR1. Cosa ti mando? La Madonna, che bello. Facci arrivare dei DR1. Ok. Beh, fai il fatto. Mi sta sparando quando si apre. Controllo, quel carrier è stato abbattuto. Grazie. DB, uno di voi metta in sicurezza la zona, gli altri con noi. Confermato. Niente, chiusa. Dobbiamo trovare il modo di aprirla. Beh, tu eri bloccato qua. Devi mandare dentro un cretino dentro un buco? Sì. Qui bisogna mandarlo. No. Qua? Devi solo guardare da sta finestra. Sì. Lo stai facendo tu? No, vieni. Dove vengo? Di qua. Ah. Basta! Dove sei? Ok. Qua. Wow, Delta. Che diavolo ha combinato, Dave? Ricevo un sacco di dati strani. Roba top secret. Per quanto ne so, sta aprendo una porta. Sta facendo ben altro. Beh, in ogni caso... Ma tu l'hai mandato dentro un buco, però, eh? Grazie, Dave. Eh? I dati che Dave ha scaricato
C'è un buco enorme a livello di sicurezza massimo. Cosa tipo? Cosa c'entra con la missione? Giocando con Mister? Non c'entra, ma ora devo capire. Direi che quello che manca è stato rimosso dalla rete. Chi è l'autorità per farlo? Allora, solo il comandante della struttura. Trovate il suo ufficio e guardate. No, quella vuol fare. Ho chiuso la foto. Abbiamo perso il supporto. Merda. Sì. Oh. Dove spari? I compagni fanno una serie, eh? Il prossimo. Ecco fatto, adesso troviamo quell'ufficio. Ma com'è l'ufficio di un comandante? Non saprei. Bello, l'ufficio del comandante è di qua, ma questa porta è chiusa. Non è l'ufficio giusto. Non funziona proprio la luce? Porta il condotto di ventilazione. Quindi, Bird vuole dei dati scomparsi. Come sono fatti? Beh, se sono stati rimossi dalla rete, li avranno salvati su qualche supporto esterno. Bella, Dave. Ah, hai aperto? Grande. Impressionabile, bravo. Entra. L'ufficio giusto, guardiamoci intorno. Le casseforti sono l'ideale per nascondere segreti. Ok, controllo. Buone notizie, abbiamo trovato i dati. Eccellente, Delta. Sai cosa ci farebbe comodo? Dei rinforzi. Cosa? Dove sei? Il silo! L'abbiamo trovato! E ci stanno addosso! No, Marta, arriviamo! È così che ci creda uno. Bene, allora trovate una porta in cui Dave possa collegarsi. Se funziona, avvierà il lancio. No, gli devi sparare. È tutto tuo. Non a spawnare i nemici. Controllo, siamo dentro. Inizio sequenza di lancio. Sì. Primo livello pressurizzato. Iniziare lancio. C'è un problema. Il mio gatto che sta giocando con la porta. Non si apre. Ovviamente. Mi sembrava troppo facile. Bird, dacci una soluzione. Scappate, le porte di sicurezza non proteggono dall'esplosione di un razzo. Va bene, basta così allora. Andiamocene. Idraulica esterna attivata. Bird, adesso apriamo il portellone. Cosa? Ehi, ascolta tu vecchio, dovete andarvene. Cazzo, siamo venuti fin qui per questo e adesso lo facciamo. Inizio test accensione. La madonna, è un'imboscata. Dai, con me. Accensione motore 1. Maledizione, James. Cazzo,
Dovrei smetterla di venirti dietro. Alla prossima volta. Adesso apriamo il portellone. Che facciamo? Non lo so, deve esserci un interruttore manuale se in giro. Apriamoci la strada. Ok, insieme mister. Cosa dobbiamo fare qua? Dave, parare. Quella piattaforma! Va bene per niente! No! Proprio per niente! Ragazzi, vedi! Mi manca lo spazio! Dobbiamo fare qua? Lo fare? La barzella correggerà! Tra poco non importerà più! Smetta! Oh, 15 secondi al lancio! Dobbiamo andare! Presto! 10 secondi al lancio. Dave! Non c'è tempo, andiamo! Premilo! No! Dave è ancora la forza! Chi se ne frega, 4, è solo un robot! Non 3, è colpa sua! 2, 1, preso! Decollo! Wow! Questo missile è... Aia, aia, brucia. Non posso crederci. Sam, siamo pronti per l'estrazione. Ragazzi, una cosa. Jin sa della nostra piccola vacanza ad Hammerland e, come pensavo, non è affatto contenta. Ora che ha finito di urlarmi in faccia, vuole urlare in faccia a voi, tutti voi. Ricevuto, controllo. Ok. Forza, pronti per la ramanzia. Attimo quando c'è da giocare. James, e se andassi io da Jim per primo? La calmo prima che tu faccia rapporto. Quindi il sergente Phoenix adesso fa il diplomatico? Mettila come vuoi, siamo in guerra, anche se non sembra. Dobbiamo essere tutti uniti. Sì, beh, insomma, se credi che sia utile, fa pure. Vorrei che tu fossi stato così bravo ad ascoltare anche in quel sito. È andato tutto bene, no? Ascolta, James, ti do un consiglio. Smetti di provare a dimostrare qualcosa. Fai il tuo lavoro e basta. Papà, ho fatto tutto il necessario. Necessario vuol dire che non ci sono altre opzioni. Non era necessario.
e tu lo sai. Uscite un attimo, mo? Che c'è che non va? Tu che dici? Le solite cose non vanno. Dimmelo, mister, quando... Ehi! Fa così solo perché ti vuole bene. Beh, mi sa che allora non è così bravo a dimostrarlo. Ok. Sì. Beh, noi entriamo, eh. Forza, Dave. Hai detto una stronzata. Sì. Mi dispiace. Sai una cosa? Vi somigliate molto più di quanto vogliate ammettere. I dati ce li hai davanti, Damon. Ma però filmato, mister? È tutto qui. Il nuovo satellite non si collegava automaticamente a quelli vecchi. Non riesce a trovarli. Senza una programmazione regolare del comando a distanza, la precisione di tracciamento peggiora. Grazie mille, Iris. Il tono delle tue parole non combacia con il loro significato, quindi non mi stai ringraziando davvero. Vuoi smetterla, per favore? Allora, non riesco a trovare gli altri satelliti del martello dell'alba. La notizia positiva è che per sbaglio ho inventato un'IA che capisce il sarcasmo. Tieni, questo è il drive che volevi. Forse ti è utile. A trovare satelliti perduti? Ne dubito, ma gli darò un occhio. Ehi, un momento. Quindi è stato tutto inutile. Ah, funzionerà, sì. Ma con un solo satellite funzionante sarà dura controllare il raggio. Che cos'ha, Babe? Ha avuto qualche problema. Quale tipo di problema? Quel tipo. Sono sicuro che me ne pentirò. Ma che cazzo? Ok. Signori, vi presento il nuovo Jack. E quando cavolo l'hai costruito questo? Quando cavolo l'ho costruito? È il mio lavoro. Ma ne sto qui a costruire cose che voi non apprezzate, che riuscite sempre a sfasciare. E cosa avrebbe di nuovo? Nuova gamma di comportamenti, scansione potenziata, moduli di combattimento e supporto migliorati. È unico nel suo genere. E? Ed è... tutto vostro. E ora scusatemi, ma devo trovare un milione di satelliti di 40 anni fa. Damon, mancano solo 15 satelliti. Grazie, Iris. Altro sarcasmo da aggiungere al tuo... In che anno sarebbe, mister? Prima di iniziare, Damon. Futuro? Il modulo da te così brillantemente progettato è pronto. Adesso cosa bisogna fare? Volevo usare la parola brillante in maniera sarcastica. Ci sono riuscite? Cosa dobbiamo fare? Seguitemi. Meglio equipaggiare questo nuovo modulo, così Jack sarà pronto a combattere. Questo mi piacerà. Darà a Jack quello che chiamo flash. Acceca e stordisce il nemico. Flash. Installato ed equipaggiato. Allora, come si usa? Vi faccio vedere, di qua. Dai, quante scritte, sì, ok, va bene. Ok, prendi un'arma e mettiti in copertura, poi inizieremo il test. Una cosa, dovete essere tutti nella stanza del test prima di iniziare. Oh, stavo equipaggiando. Ok. Iris, attiva Alfa 331. Certamente, Damon. Allora, mettiamo che ci sia un bersaglio che sta beato dietro una copertura. Abilità flash di Jack per risolvere il problema. Mira al DB e attivala. Guarda. Sequenza test completata. Potrebbe esserci utile. Ora riproviamo con bersagli multipli. Iris, attiva Alfa 332. Eccoli, Damon. Jack deve reindirizzare l'energia tra i flash. Una volta ricaricato, colpiscili di nuovo. Morite, avvisa. Sono
ricaricando. C'è cacciacate! Oh oh, due al prezzo di uno, bello! Ottimo! Ripeti pure la prova se vuoi. No. Sequenza test completata. Assolutamente no. Senza offesa, JD, ma sai che è il mio migliore amico adesso. Sono felice per voi, tutti e due, ma ora ho bisogno che rimettiate le armi nell'unità armeria e ne andiate da qui. Metti a posto le armi. Anche apposta te la devo mettere sta cazzo di arma, scienziato pazzo. Hai notato? Comunque potete potenziare le abilità di Jack con i componenti giusti. Ma prima di vedere Jin, passate in armeria. Potrebbero averne uno da prendere in prestito. Oh, lo faremo di sicuro. Bene, ora posso tornare al lavoro. Quel che Demon intende dire è che ha cose più importanti da fare. Grazie, Iris. La mancanza di tatto è uno dei tratti più lodevoli di Iris. Chissà da chi l'ha preso. Più tardi, Baird. Ragazzi, nessun problema. Fai quel che devi. Ok. Mi stanno litigando. Ehi, Fuzz. Come va la vita nelle retrovie di Jin? Benissimo. Certo, non tutti possiamo sempre andare in qualche missione segreta. Ah, sì. E chi te l'ha detto? Siamo nell'esercito, non in un convento. Sì, va bene. Beh, ascolta, ti lasciamo al tuo lavoro. Picchiare le macchine è importante. Fine allenamento. Aspetta un legnato secondo, che si spara danno. Merda. Spara merda? Dai, che cos'è? Non lo so. Probabilmente uno che spara a merda. O forse uno che spara male. O uno che dice che... va bene, ma vaffanculo. Rendiamo le cose interessanti. Tu e io combattiamo adesso. E com'è che batterti sarebbe interessante? Ci sei oppure no? Partecipi anche tu? Sono abbastanza sicura di non avere quello che vi state misurando in questo momento, sapete? Anche se potrei sbagliarmi. Ah, divertente. Ci stai o no? Oh, ci sto. Dai, amico, prendiamo il modulo di Jack e andiamocene. Ma no, divertiamoci. Figlio di puttana. Sei divertito abbastanza? Riprovaci, Fuzz, andiamo. Ti dico la verità, Fuzz. Non potrà batterti. È contro la sua programmazione. Ma questo spiega la tua falsa sicurezza. Anche parecchio, direi. Vuoi un consiglio? Ah, Fino ad ora i suoi bravi ragazzi. Ma mai molto a lungo. Oh, che cattivo. Mi sono divertito. Vaffanculo. Va bene, adesso che la ricreazione di fase è finita, troviamo il componente. Davvero un colpo perfetto. Un bijou. Non è ancora mezzogiorno. Il componente, prendiamolo in prestito. Cosa prestito, furto, è solo una questione di durata. Componenti trovati, che cosa servono a fare? Ammetto di adorare il nuovo Jack. È passiva, eh? L'ora di provarlo sul campo. Okay. Contieni la tua agitazione. Dobbiamo ancora. Componente mi da zero, l'hai preso tu, potenzia tu, dai. Andiamo. No, Kate, dai, adesso basta, devi farti vedere per questi mal di testa. Io lo farò. Lo prometto. Dopo aver parlato. Bravo. Altro video? Voglio essere chiara. Quando si tratta di quest'arma, non condivido il tuo ottimismo. È la prima volta che mi accusano di essere ottimista. Sì, certo. Ti ricordo che tua moglie era contraria all'idea di portare il martello online. Pensavo volessi rispettare i desideri di Anya. Farò finta di non aver sentito. Per il bene di entrambi. Anya avrebbe sicuramente preferito. Non la devi nominare. Se è così che la pensi, allora non discuto. Tu e quel maledetto programma di fertilità. Un programma che ti ha dato tuo figlio. E il mio. Io ho rispetto per Anya. Io l'adoravo. Non mi interessa se mi credi. Quando il mio programma era ancora agli inizi, è venuta da me, si è offerta volontaria, tutte e due le volte.
vedere il primo ministro Stroud sottoporsi al trattamento. Sai quanti bambini sono vivi oggi grazie a lei? Credo che dovrebbe essere sepolta qui, con i padri della patria. Sarebbe di ispirazione alla gente. La tua ispirazione, mister, era mia moglie. Ti ricordi 636? Primo ministro, il tenente Phoenix e la sua squadra. Quanto? 636. Ok. Falli entrare. Ah, tenente. Arrivo subito. Ho saputo che la tua missione ha avuto successo. Primo ministro, posso spiegare? Ma certo. Spiegami da quand'è che Damon Baird mi ha sostituita. Spiegami come mai lanciare un satellite per il martello dell'alba non richieda più il mio consenso esplicito. Tutti uniti, eh? Tenente, il martello dell'alba ha quasi spezzato più vite COG dei nemici che abbiamo affrontato. Tuo padre dovrebbe saperlo meglio di chiunque. Io mi fido delle armi, primo ministro, ma non mi fido delle persone che le usano. Delle armi. Il martello dell'alba non sarà riportato online. Ah, deve essere il rapporto sull'evacuazione dell'insediamento 2. Stanno evacuando l'insediamento 2. Perché? Ci sono state attività al sito di interramento. Capo Carmine, rapporto. Siamo sotto attacco! Ci servono rinforzi immediati! Per favore, parli piano. Mandate rinforzi subito! Mobilizziamo la quarta divisione. Prenderemo il comando dei rinforzi. D'accordo. Andate. Ci stiamo avvicinando. Dove ci mettiamo io e Kate? Al cancello principale. Capitolo 1. Non fate entrare niente. No, ti rendi conto che ho il grado più alto, vero? E daremo rinforzi a Carmine nel centro città. Insediamento Fog. Non ci credo, siamo di nuovo qui. Abbiamo fatto il nostro dovere. Fattene una ragione. Fattela tu. Ragazzi, non è il momento. Cole, vediamo cosa ci aspetta. Quello chi lo tira giù? Chi cazzo lo tira giù quello lì? Come siamo? Reggetevi a qualcosa! Fate fuori! Fuori, fuori! Dal! Corri! Muovi il culo! Adesso sei tu, devi scendere da di sotto, così. Li vedi in un... Perché tu ti dividi? Dividiamo? Perché io sono sotto. Io... Ok. Guarda, abbiamo compagnia! Jack, vieni qui! Quindi io da sopra devo fare la strada per andare giù, ok? Cane duro, Cole! Dal, pass! Siamo bloccati! Arriviamo! Ci sono delle larve qua su! Ecco! Sono col cerchio, no? Dannate larve! Odio questi cosi! Come cazzo ti fa andare giù, scusami? JD, Cole! State bene? Bene? Ho un po' tutto sfocato! Non va affatto bene! Prendo come cazzo scendere. Resistete, stiamo arrivando. Non sembra proprio. Madonna. Che bordello. Del, dobbiamo scendere laggiù. Verranno fatti a brandelli, amico. Lo so, lo so. Oh, mister, non capisco dove devo andare. Che cazzo scendere da giù? C'è un cazzo, non si butta neanche giusto, scemo, dico. Il fuoco si diffonde! Il fuoco, ma non va. Andiamo di qua. Guarda,
guarda dove l'altro tipo, magari è sardinino. Al tipo è dietro un mobile. Pensi mi piace avere un ravene attaccato al culo? Davanti dritto c'è. Come si fa a buttarsi giù da sopra? Qui. Non va? No, non puoi buttarsi. Io non vado da nessuna parte. Qui vado nel fuoco ma non vado da nessuna parte. Questo non scende. Quando vuoi, cazzo! Quando vuoi cazzo che cosa? Scemo unito, ma dimmi dove cazzo devo andare. Finestre non sale a sinistra di dove siete? Prova a vedere. Qua qui no, quello dietro non entra qua. X Y, ma vaffanculo con la X e con la X. Controlli strani, controlli strani. Qui? Sì, ma il cretino là mica mi diceva di andare di lì, comunque. Anche tutte le volte per saltare bisogna spingere due volte A. Come butta! Lavatevi questo cazzo di coso di dosso! Ha ucciso, dovevi arrivare prima. Perché? Ah, ok. Vabbè, adesso sono là. Dai, passa! Siamo bloccati! Oh. Non entrava in quel cazzo di robo lì, l'ho visto anch'io che c'era quella apertura, ma non entrava. Adesso è entrata quella lì subito. Quanto che merda. State bene? Bene! Ho un fottuto raven alle calcagna! Ho fatto bene! Non so, lo sei tu. Dove sei tu? Sì. Lavatevi questo cazzo di coso di dosso! Guarda dove sono io. Capire dove sei tu. Sono sdraiato, c'è l'elicottero, dai. Ma no, ma non c'è, non ti vedo. Sono sdraiato dove c'è l'elicottero. Non ci vedo, non riesco a muovermi. Che si incastra anche sto rincoglionito, dai! Ma eri blu lampeggiante, non eri così che si vedeva che eri te, eh? Devo schiacciare? Grazie. Sì. E ora tirateci fuori di qui. Fastball! Grazie. Vabbè, non è una buona situazione.
Baird, ascolta. Il nostro Raven è a terra. Puoi passarci, Carmine? Ah, impossibile. La sua radio non va. Sta bene? Lo vedo al centro, quindi sta combattendo, ma è circondato dallo sciame. Sbrigatevi se possibile. Arriviamo subito. Forza, Delta. Andiamo. Mai? Capisci il cazzo? Dopo dove? Il centro è più lontano del previsto. Allora sbrighiamoci. Bene, di qua. Perdo una Swarmax su di noi! Mando dei DB per fuori, raggiungete Carmine! Ricevuto! Ci siamo quasi! Qui Delta, c'è uno Swarmack nell'insediamento. Tieni il convoglio alla larga. Ah, Delta, volevo farci qualche giro intorno. Convoglio per noi! Sì, Lizzy, da come corre? È il miglior pilota che abbiamo. Il problema è che lo sa anche lei. Ah, ah. State indietro! Stanno entrando! Ehi, smettila, soldato! Siamo dei Gears! Merda! Scusi, tenente! Non c'è problema. Cosa ci fai qui? Abbiamo perso i nostri DB e abbiamo dei civili. Lizzy, Delta richiede un'estrazione di civili, settore 8, complesso abitativo. Ricevuto, Delta! Torna indietro! Grazie, tenente. Nessun problema, soldato. No, ma sta arrivando un convoglio. Attenzione là fuori. Andiamo, Delta. Bordello. Controllo, servono rinforzi. Uno snatcher sta per... Cosa è quello? Ah, cazzo. Ah, che bello. Controllo, non importa. Ci ho pensato io. DB, mettiamo in sicurezza la via. Guardate. Lizzy! Oh, sorella, tu sei fuori! Cosa possiamo fare? Basta che sbomberiate questa via, siamo bloccati qui! Avete sentita? Torniamo al lavoro! Comandi e la calma, l'ordine verrà ristabilito. Merda, stiamo assistendo a un convoglio bloccato, potrebbero servirci rinforzi! Ricevuto, Delta, vi mando subito un conto! Phoenix, per l'ultima volta, cazzo, sono io l'ufficiale di grado superiore. I rinforzi li chiamo io. Sì, signore, ci penso io. Sono cecchini! JD, il tuo condore vicino, che ti serve? Il tenente Giudani chiede sentinelle. Oh, allora sono io. In arrivo! Resta a terra! Guardiani, mettete la strada in sicurezza! Faremo il nostro dovere, tenente. Non possiamo caricare i civili sul camion se non ce ne sono! Bello. I cecchini però che rompono le scatole. Cosa? I cecchini che rompono le scatole. Oh merda, un Scion! Ok, gente, ecco il migliore dei loro. Ne rimane uno, Delta! Delta, sono morti. Ecco fatto, la strada è libera. Raggruppiamoci. La strada è libera, ma il tetto no. C'è un Pouncer. Allora riparati e occhio agli aculei.
Tutto bene qui? Jack, sì, impulso. Dobbiamo solo mettere in moto questo rottame e poi radunare quei civili che avete trovato. Forza, di qua. Delta, la squadra di Carmine è stata sopraffatta. Sono barricati con i civili nella torre. Non dureranno a lungo se non vi muovete. Oi, Del! Tutto ok? Sai, per te non sarà difficile sparare agli innocenti, ma per me sì. Innocenti, eh? Innocenti! Visto? Quindi la gente che lancia bombe incendiarie è innocente! Me lo segno! Ehi, tutte e due, smettetela! Quanto è che ti avevo detto come cifra? 6-3. Aspetta, questa l'avevo sentita. Siete stati voi tre? Non tre. Uno di noi ha mantenuto i propri DB sotto controllo. Che diavolo è successo? Abbiamo identificato ed eliminato elementi insurrezionalisti. No, avete sparato su una manifestazione. In ogni gregge ci vuole l'abbattimento selettivo. Lo so io chi abbatterei in questo gregge. È stato, è stato. Ora concentriamoci sul completare l'evacuazione. Hai ragione. Il centro è davanti a noi. Merda, Carmine è nei guai. Ok. Sì. Dove devo andare? Anche i nostri Condor. Sì, scommetto che quello Swarma che l'ha tirato giù. Ogni wow. Condor che perdiamo vuol dire meno rinforzi. E quello come cazzo lo battiamo? È vero? Eliminatele! Vi dico solo una cosa! Levatevi dalle palle questi kamikaze! Ultimo eliminato. Delta, Carmine è raggiungibile, vi collego. Felix, mi resta l'ultima squadra di DB. Dove diavolo siete? Resisti, sergente, ci siamo. Olchi. Sembra che Carmine sia in quella torre coi civili. Facciamo vedere a quei DB come si fa. Ripuliamo la piazza. Libera. Grazie Delta, ma ne stanno
sono ancora là fuori, quindi fate buon uso dei nuovi Lancer di Bayer. Ricevuto, tieni i civili al sicuro, noi sistemiamo. Oh, oh, che c'è qui? Oh, Lancer con lanciagranate? Ma dove trova tutto questo tempo, Bayer? Ecco, freschi freschi. Questo mi piace. Lo faccio funzionare. Arrivano! Bene, Delta, arrostiamoli! Dietro in mezzo. Arrivano da destra. Ehi, qualcuno monti sulla torretta. Surriscaldato. Bomba in buca. Bersaglio acquisito. Un altro!
troppo. Liberi! Ehi, che cavolo è successo allo snatcher che seguivamo? Oh, lo devi chiedere! Indietro, sparate quando sono a tiro! Quella cosa non mi inghiottirà! Col cavolo! Oh, è una bestia grossa e brutta, eh! Aspetta, arrivo. Sono a terra! Io. C'era terra, Carmine. Oh, dai, questo merda. Ricevuto, Delta. Usciamo. Va bene, evacuati, ascoltate. Correte fino ai Minotauri. Niente oggetti personali, niente bagagli. Che sei sordo? Niente oggetti personali. Carmine. Accidenti, hai salvato molte vite oggi, sergente. L'ammazza vermi è tornato. Ammazza vermi, ammazza sciame, fa lo stesso. Salvato dai miei vecchi allievi. Zio Clay! E ora mi devo rialzare. Mi stavo preoccupando, non hai fatto rapporto. La radio è morta e loro mi hanno tratta d'impaccio. Ti sono doppiamente debitore, Phoenix. E ora che c'è? Sono, mister. C'è il fuoco, eh? Aggiriamolo. Che capito di sono? Ora 4 live per finire. Accidenti, sono ferito. Bravo. Come fai a... Non devi andare di lì. Ah. Era per quello che sono molto molto buono. Andiamocene, non è sicuro! Mayday! Prova in a terra, andiamo al luogo dello schianto! E qua? C'è il fuoco, aggiriamolo! E qua! Un kit car, per tecnologia Steam. Jack può usare lo steam per farci attraversare il fuoco. Yeah. Dietro. Ghiaccio io. Ok, via, via!
Oh, è roba forte. Me l'ero dimenticato. Oh. Ok. Bene, è il momento dello steam. Ti metto da solo. Se no muoio tutto. Dalle laggiù, c'è chi? Prendiamoli! Così, Jack! Sto attaccando! Bersaglio! Che senso sto? Ecco! Dove spari? Li abbiamo presi tutti! Se quello stormo spegne i nostri bot, come manteniamo l'insediamento? Abbiamo lasciato il muro, lo sciame ovunque, e non riusciamo a contattare il controllo! Le comunicazioni non vanno. Mi ricevi, Kate? Siamo stati separati da Cole, Faz e Carmine. Allora dobbiamo riorganizzarci, incontriamoci al teatro! Ricevuto, ci vediamo lì! JD, passiamo per l'hotel. Sì? Forza, qui dentro. Ehi, hey Jack, facci luce. Che cazzo? Oh, merda. Perdiamo un sacco di kills. Phoenix, sono tornata al mio compagno. Proverò a portare via di qui queste persone. Ricevuto, Lizzy. Oh, cazzo. Questo cos'è? Lo sparo. E lo parlo. Ho detto ritirati. Ti prendo io. Così? Ma stiamo scherzando? Quello stormo non solo spegne i TP, ma li corrompe. Ma che diavolo? Oh, merda. Attenzione, non vogliamo che si svegli. Sistemiamo gli altri. Ma cazzo, sono attivi! Hanno visto bene. Questo qui. Cazzo, ma era scemunito. Pensavo che era dietro, invece era davanti alla macchina. Quanto gli devo ammazzare, sto merda. Era qui. Cade. Da dietro un attimo, eh. No, no, fermi. Ce ne sono due, dobbiamo farlo insieme? Dai, tu vuoi di quello lì? Dai. Occhio. Dai, dai. Figa, quanti cazzi ce n'è? Abbastanza. Stiamo per entrare. Raggiungiamo quel preparati.
Nulla da dire. Abbiamo finito l'adrenalina stealth. Ambientazione spettacolare, eh? Ehi, Cole, Fas, Carmine. Pensi che stiano bene? Lo spero. Raggiungiamo Kate e papà. Poi penseremo agli altri. Oh, merda. Da quella parte no. Da questa parte, piano, piano. Che diavolo succede? Organismo sì! Merda, sono Cazzo. Sveglio! Basta! God, sono ferito! Oh merda, sopra di lui! Grazie. Prego. In realtà pensavo che ero io, ti dico la verità. Merda, sono ferito adesso, vabbè. Cazzo, lui stava per terra. Merda, sono ferito io. Esplodo, ma anche. JD, altri sulla sinistra! Bersaglio abbattuto. Sono dall'altra parte! Ehi, hey, fuoco amico! Quello è l'ultimo! Bene, allora andiamo. Queste cose mi fanno paura. Merda, merda, merda! È troppo veloce! Che cazzo è quello? Se ne frega, uccidiamoli! Tutto. Sono tutto sangue! Sangue. Che cazzo sono questi? Occhio! È tornato! Eliminiamolo! Lo sparavi? Pare. Voglio un po' di tempo. Forte e chiaro. Attenti, quello stormo è fatto di succhi a sangue. Sì, lo sappiamo. Stanno interferendo con le nostre comunicazioni, ma Baird ha mandato una squadra a liberare le torri radio. Siamo al teatro, siete vicini? In fondo alla strada, stiamo arrivando. Ora controllo, ora! Forse non sanno dello stormo. Grazie, controllo. Marta, aiutiamoli a ripulire la strada. Sergente, ti aiutiamo! Grazie, signore! DB, ripulite questa strada! Affermativo, tenente! Dai, sergente a terra! A tutte le unità, continuate! Non
stato. Cercate le armi. Merda, Stormo! Stormo! Controllerai il bot, abbattetelo! Così seguo le armi. James, qui! Visto! Oh, viene! La sensore non sarà toccata! Aspetta un po'. Okay. Bersaglio sbagliato! Bene fatto. Che macello. Riuniamoci a Marcus e Kate. Era ora che vi faceste vedere. State bene. Baird, li abbiamo. Dove dobbiamo andare? Baird, siete al teatro? C'era un gruppo di evacuati. Ho perso il contatto con loro un'ora fa. Ok, li radunaremo e li porteremo in salvo. E Baird, se qualcuno chiama i rinforzi, non ascoltarlo. Ricevuto, ma ce ne sono già un sacco là fuori. Ricevuto. Teniamo gli occhi aperti. Qui dietro non c'è nessuno. Controlliamo il palco. Oh, eh? Oh. C'è inchiodato questo testa di minchia. Ma non si apre la porta, oh. Ehi, stai bene? Allora. Sì, non ci pensare. Solo un mal di testa. Bene, andiamo. Cavolo, niente. Se qui c'erano delle persone, dove sono finite? Forse sono scappate. Apriamo quel sipario. Ok, proviamo questa. Ragazzi, abbiamo un problema. Oh, TR1 corrotto. Non è proprio una cosa. Guarda dietro. Gli evacuati. Pensavo, eh? Sono tutti morti. Ammazzati tutti. Stiamocene buoni e proviamo a uscire. Ammazzati tutti. Dannazione! Uccidete quella cosa! Arrivano! Sono sul balcone! Andrà bene! Così, Jack! È morto! Dove spari? Fatta. Adesso usciamo di qui. Troviamo gli altri. Siamo. Ehi, possiamo uscire di scena sulla destra. Guarda! Salto. Baird, gli sfollati del teatro non ce l'hanno fatta, ma Cole, Fuzzy, Carmine... come sono messi? Lizzie è tornata al convoglio, ma continuano a depistarla. Wow. Porca vacca. Delta, dove siete? Ordine dal comando, ritiratevi. Azione terminata. Controllo, qui Delta. Non ti ricevo, siamo al teatro. Ripeti? Dovete scappare. Lasciano cadere l'insediamento. Aspetta, non possiamo usare il martello. Non riesco a mirare a quella dannata cosa. Andate al cancello e basta. Baird, siamo bloccati dall'altra parte della città. Lizzie, siete al teatro? Lizzie, grazie a Dio. Affermativo. Mi hanno deviato tipo 6 volte. Posso prendervi? Arrivo da voi. Noi siamo qua. Delta, chiudo. Arrivo subito.
Oh, siamo noi! Abbiamo portato compagnia. Oh, merda! A terra! Quindi dove si spara? Tirate alle bustole! Mister? Ehi! Dai! Occhi aperti! Ci sono dei droni! Andrà bene! Gliel'ha messa sempre, ma ora la bocca piena. Che sbudellio. Allora, Del, riconosci qualche faccia amichevole? Forse quel manifestante pacifico che mi ha rotto il naso? Ti meritavi di peggio, di un naso rotto. Perché non mi fai vedere che cosa mi merita la dannazione? Basta cazzate! Un codardo del cazzo! Codardo? Wow! Beh, ho una notizia per te. No. Indovina che ho ordinato di sparare il primo colpo, Del. Proprio su quei pacifici manifestanti di cui parli. Sì, esatto. Proprio il tenente Perfettino. Ragazzi. Andiamo, ragazzi. E, insomma, nel senso, stavano lanciando incendiarie. Era tutto confuso, ok? Io non volevo che succedesse. Lasciamo perdere. Bip, bip, ecco la cavalleria! Ascoltate, ne riparliamo più tardi. Andiamo. Attiriamo il loro fuoco!
perdendo il convoglio! Ci serve il martello! Cosa hai detto? È pronto a sparare, vero? Ragazzo, non ho nemmeno le coordinate. Vai! Usami! Ma sei impazzito! Forse! Devi puntare sulla mia armatura e correggere il tiro! No, non ho intenzione di farlo! Troppo tardi, non abbiamo scelta! James! Fuoco di copertura! Baird, ci sono quasi! Preparati! Davvero, ragazzo, non credo sia il caso! Baird, ora! Fuoco! Fuoco! Visto? Sapevo che avrebbe funzionato. Bird, che cazzo succede? Non riesco a controllarlo. Mister? Iris, spegnilo, devi spegnerlo. Oh, dannazione, scappate. Andiamo via. Non partita la macchina. Perché questa qua? Abbiamo tutto questo tempo. Scusa, fantaschilli Kate, ce lo portiamo dietro? Sì, certo. Che faccio? Perché no? Va bene, andiamo. E comunque, che problema hai con Jack? A parte aver passato la vita a fuggire dai bot COG, nessuno. Hai visto? Te l'avevo detto che non eri tu, è lei. Che carini. Ancora mal di testa? Del... sto bene. Non ti ascolterà. Perché non lo fai decidere a lui? Ehi, è lei. Se ne sei sicura? Non potete entrare con le armi COG. Consegnatecele. Tu sai chi era mio padre, vero? E anche chi era mia madre. Eppure sei tu che porti l'armatura COG. Fallo a capire. Amico, non ti diamo un bel niente. Del. Fa quel che dice.
bene. Le potete prendere quando ve ne andate. Fateli passare. È sul retro all'impianto del vapore. Cercate di non combinare guai. Dipende da lui. Sai, abbiamo convinto un sacco di estranei a unirsi ai COG per combattere. Ma sento che in questo caso sarà atto più due. Difficile. Sì. Abbiamo messo 96 minuti a farne uno? Appunto per quello ho detto dati dei rivoli. Ehi, wow, sono i COG! Benvenuti! E ora fuori dalle scatole! Lungo quello? Era la... Andiamo, non voglio nemmeno vedere. Facciamo una cosa. Chiudo la live e apro la live come atto 2. Aspetta. Perché sennò troppo lungo.